Per me l'ITS è stata un'esperienza che rifarei sicuramente, perché mi ha aiutato, oltre che imparare studiando, anche a applicare quello che studiavo in classe sul mondo del lavoro. Attività teoriche in aula, ma anche di laboratorio, nonché di tirocinio in azienda. Questo è il mix vincente che piace molto ai giovani. Gli allievi dell'ITS Meccatronico di Belluno, avvicinandosi alla conclusione del loro biennio di studi, hanno presentato il frutto dell'attività svolta in un percorso che forma i futuri tecnici specializzati con abilità pratiche, allenate al lavoro di squadra e alla programmazione su macchinari 4.0. Grazie anche al progetto di Team Working siamo più abituati a collaborare, a ragionare in gruppo e a lavorare proprio in ambito pratico. L'ITS Meccatronico di Belluno è un punto di riferimento nella formazione e nell'accrescimento delle competenze tecniche e delle figure professionali, oggigiorno sempre più richieste dal mercato del lavoro. La percentuale di assunzione è molto alta, siamo sul 98-99% di assunzione, quindi le aziende già adesso hanno appunto già preso i contatti con i ragazzi. La maggior parte di questi ragazzi hanno già un contratto di apprendistato in essere, quindi a maggior ragione, ripeto, continueranno questo tipo di rapporto. È ovvio che appunto saranno loro a scegliere cosa fare. Un'alleanza scuola-impresa quanto mai strategica in un contesto come quello dolomitico, dove Belluno rappresenta una delle province più industrializzate d'Italia. Si dice che le aziende devono partecipare della formazione dei ragazzi, essere a fianco alle scuole, e noi cerchiamo di esserci in questo modo, ospitandoli, dandogli l'opportunità di fare dei percorsi di crescita. È sicuramente doveroso e importante supportare i ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro. La convinzione, la speranza soprattutto è quella di affiancarci in modo proficuo alla scuola, dando a questi ragazzi un'opportunità in più, un'opportunità che possa spingerli ad essere curiosi, ad essere volenterosi, a studiare, ad impegnarsi e soprattutto a cercare quella che è la loro strada in modo sereno.